Thank you.
Luigi Fazzino, al debutto dopo l'esperienza in kart con, nella categoria KZ, prima dei 20 anni al debutto in salita con uno sella, ma un debutto particolare perché fatto sul bagnato. Dimmi le tue esperienze. Ma sì, come prima esperienza devo dire ottimo, direi, perché con il bel tempo ieri siamo andati così e oggi meglio. Peccato per la seconda mancia con il bagnato, perché sull'asciutto potevamo fare molto meglio. Ma siamo qua, per me è una nuova esperienza, per me, perché da scendere sul kart in pista con le macchine su strada non è proprio la stessa cosa. Sicuramente la sensibilità che hai acquisito sul kart ti dà una mano su una macchina impegnativa come lo sella. Una mano con questo. Perfetto, vuoi salutare qualcuno in particolare? Io ringraziare il team Pago, soprattutto Pasquale Nolè, per la macchina al top, anche se io ancora non sono al top. E mio padre, mio zio e tutti. E un saluto a tutti quanti. Perfetto, grazie. Andiamo invece alla classe 1006, al terzo, la classe di fuoco, il terzo, un giovanissimo kartista proveniente da kart, Luigi Fazzino, Osella Piaventino Junior, terzo classificato Luigi Fazzino, il secondo su una Radical SR4, Franco Caruso. E il vincitore invece della 1006, Danny Molinaro. E chiamiamo quindi Lucio Perugino, decimo assoluto. E prima vettura non il prototipo, vi mettete tutti belli per le parole di foto. Monica consegna il decimo a Luca Perugini, il nono classificato Achille Lombardi, ottavo assoluto Luigi Fazzino. Eccolo qua, bella prestazione anche per lui, ottavo assoluto, settimo assoluto Rosario Iaquinta. Sì, ce la via ripetia quinta, forza. Erati anche tu. Settimo via quinta. Sesto assoluto Franco Caruso. Sesto assoluto Franco Caruso. Settimo qui elaborati fino a 1006. Francesca premia Caruso, quinto assoluto Domenico Scola. Non c'è Scola Domenico, qualcuno della sua scuderia c'è? No, la vedevo. Allora passiamo al quarto assoluto, Danny Molinaro. E la metterei di fianco al podio vicino alla Vieri, così ci stringiamo, perché sicuramente verrà il terzo assoluto Luca Caruso viene premiato dall'assessore, terzo assoluto l'assessore premia, ecco il terzo assoluto, una corona appoggia a Luca Caruso, perché va sul podio. Allora io chiamerei qui invece il vice sindaco, la vice sindaco, per premiare il secondo assoluto Omar Magliola. Invece chiamerei qui ancora Carlo Vincitore, perché darà al vincitore assoluto il memorial dedicato alla memoria del suo fratello. E chiamerei qui anche Eugenio Molinaro,
perché il trofeo Eugenio Molinaro verrà consegnato da quest'anno alla gara in titolazione ufficiale, il trofeo Molinaro, per cui gli altri invece la famiglia che ha espresso dei desideri propri, quindi non affidata a nessuna classifica, da quest'anno il trofeo Molinaro è assegnato al vincitore assoluto, così come il memore del vincitore, così come la coppa della presenza corsa in amministrazione comunale, a Domenico Cupera! Vi prego di andare Domenico sul podio, Eugenio se vuole aiuto da qualcuno con Fiore e con Sergio, presidente della Cosenza Corse, i due organizzatori della gara, premiano insieme al sindaco e con la corona da loro, corona sindaco al pilota. Un bel applauso, un ringraziamento a tutti, un arrivederci, un 2019, ci siamo, arriviamo alla 25esima edizione il prossimo anno, 2020, saluto a tutti, arrivederci a Luzzi San Lucino.